Ok, 431 in arrivo, ragazzi. Siamo vicini al completamento della missione. Quindi 4 turni, un anno per il completamento di questa missione. Vedremo di completarla al meglio. Allora, ok, si è visto qualcosa. Siamo vicini a Virinum. Li stiamo inseguendo. Li stiamo inseguendo. C'è un esercito. Probabilmente, ragazzi, si stanno riunendo. Inseguendoli abbastanza, probabilmente troveremo degli eserciti forti. Vediamo la gente che viene dalle parti di là. E attenzione, esercito a Gotiscansa, esercito che fugge verso sud nei dintorni degli Anti e dei Turingi. Esercito a Gotiscansa. Aia, aia, aia. Avremo bisogno dell'intervento militare dei Longobardi o degli Alemanni. Oh, aiuto. Quelli sono gli alemanni. Hanno abbandonato. No, sono i longobardi quelli. Sono i longobardi. Hanno abbandonato i territori. I longobardi sono trasformati in orda. Ok, ragazzi, questa cosa ci può andare a nostro vantaggio o svantaggio? Perché in questa maniera non abbiamo più un alleato in pianta stabile lì sotto. Però abbiamo un territorio da poter How would you acquistare. like your defeat commemorated? An arch? Or a nice column? Or by the wailing of your enslaved Separatisti romani ci erano guerra. Vediamo un po' cosa fanno questi stronzoli. Probabilmente verranno a conquistarci un insediamento, immagino. No, non fanno niente. Attività di un agente ostile Unni sulle salatie di sangue, successo. Sigerir è morto. Sigerir ha 73 anni, grado 7. Bravo Sigerir. Logoramento, il terremoto, poi mi persi 180. Fame, meno 40. Che bello, come vanno bene le cose. Che cazzo sono questi? I vagabondi dei Magiari. Un Magiari, come cazzo si pronuncia? Non lo so. Comunque, i separatisti romani ci dichiarano guerra? Ci può anche andare bene questa cosa. Entriamo nei territori dei Marcomanni, diretti verso i territori di Pompaelo e vedremo di colpire magari. Questi non hanno porti perché hanno questi due territori. Quindi siamo già all'Impero Romano, quindi 9, 9, 9. Qua sopra non vediamo agenti della fazione degli Unni, quindi vediamo di esplorare verso niente. Salve esercito Unno, cosa ci fai tu quivi? No, non sei Attila tu, sei un esercito Unno e basta, che stai cercando di affrontare i Magiari e sei chiuso da queste parti. Esercito Unno, che ne dici? No, 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 tardi. Volevo fare raccogliere informazioni, ma tanto abbiamo fallito, quindi nessun problema. Con questo tizio invece possiamo venire qui a raccogliere informazioni eventualmente. Vediamo se ci danno informazioni effettivamente sulla posizione degli Unni, quindi mezzo. Se no proseguiamo verso Oriente alla grande. Fallimento parziale. Ragazzi, qui abbiamo il nostro esercito un pochino debilitato per quanto riguarda il movimento, quindi mandiamo avanti loro. Non vediamo niente. Seguiti da loro. In fila indiana, ragazzi, mi raccomando. Come quando ci sono le esercitazioni antincendio. Veniamo tutti in fila a partecipare alle battaglie. Dunque, ma voi siete abbastanza vicini. Non voglio rischiare di perdere. Oh, così, perfetto. Ok, quindi abbiamo due eserciti che supportano vicenda e qui abbiamo gli uomini bruciati. Bel nome per un esercito, devo dire. Questo sbarco qui, ragazzi, ha un'importanza strategica enorme, 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 enorme. Abbiamo 78 meno 6, questo possiamo migliorare, direi che è il caso di farlo, perderemo altro cibo, però yay, stai buono, state buono. Dunque, stiamo migliorando già la produzione di cibo nei nostri vari territori. Vero? E abbiamo poco di ordine pubblico, anzi abbiamo meno di poco, abbiamo un bel meno 2, ma tanto deriva proprio dal cibo. Sarebbe il caso, ragazzi, di migliorare quelli che sono gli insediamenti che ci danno Cibv. Cibv, questo è livello 3, questo è livello 2, e questo è livello, non si sa perché non ci abbiamo guardato, livello 3, yeah, livello 3. Ok, dovremo avere dei bonus nell'arco dei prossimi turni che ci riportano in positivo, immagino. Attila, dove state? Stanno venendo verso sud, noi siamo da queste parti. Verso la Pannonia, ragazzi, quindi ci stanno facendo andare lontano.
Very far to the east. Dovrebbero essere da queste parti, vicine a Sirmium. Stanno andando dai bastarni, probabilmente. Bastarni che sono loro stato cliente? No. No. I bastarni non sono, anzi, sono molto amici. Sono molto amici di Tato. Vieni qui. Welcome Cosa to ne the dici di talk at fare any of alleanza these militare? until our guts Cazzo. rumble Ok, ma sì, and all vabbè. bets Vabbè, are off from capitati. over Alleanza here. difensiva. Capito? Io sono 1987. Cosa ti offro? Ti offro un dono di... Un dono modesto. Vabbè, facciamo alleanza difensiva. In cambio ti do in cash direttamente qui, sull'unghia, come si dice, 680. I on Transito behalf of my militare e ci dai people's 1000. orders. A noi ci va bene sta cosa, così almeno abbiamo qualche soldo in più per chiederti l'alleanza difensiva. Anzi, forse ora ce l'accetta anche così. No. Va bene, ci riproviamo. Alleanza difensiva, soldi per te. Ti offro 1170. Che ne dici? Weak Partecipa alla limp guerra sword and contro i spear to your separatisti romani. cause. Ragazzi, Say sono but one laggiù, ma... word and we. I bastarni sono idioti più che bastarni. Dunque, comunque questi sono i nostri rapporti diplomatici con il mondo, ragazzi. Vedete, abbiamo delle belle chiazzone verdi da queste parti. La gente continentale ci capisce. Questa gente ispanica italiana non è proprio che ci troviamo in grande rapporto, eh. Cioè, per esempio, l'impero romano non ci disprezza più di tanto teoricamente. Vediamo un attimino. Sì, però volevo vedere l'impero romano, fammi vedere l'impero romano, che ti... Non fare le furbate. L'impero romano ci odiano. Però miglioramento. Tanto perché abbiamo fatto le azioni militari contro Uni e contro Ostrogoti degli sconfinati. Ostrogoti, io vi voglio bene, eh. Cioè, io ve l'ho I detto, have little transito gain in wasting the militare day on you. e What ti you diamo in say will cash. please my ears. Dai, guarda, ritorniamo a pari con quello. No, eh. Vabbè. Ok, vabbè ragazzi, facciamo fine turno un'altra volta, il salvataggio rapido, e facciamo fine turno e vediamo un pochino se gli unni partecipano a questa cosa. Wow, abilità non assegnata per Tondr, governatore della Scanza. Gli diamo corruzione ridotta nella Scanza, ci va bene. E possiamo ancora assegnare un governatore alla provincia di cosa? Alla Frisia. Perché è morto Sigerir? E chi assegniamo alla Frisia? Oppure alla Lugdunensis? No, Lugdunensis. Ah, ce l'ha, ok. Quelle verdi ce l'hanno, quelle gialle non ce l'hanno. Sì, direi alla Frisia è la cosa più. No, la Frisia ce l'ha. No, la Frisia là. Belgica, Belgica. Mi piace di più la Belgica. Belgica, chi ti diamo? Ti diamo Herator. Che ne dici? Cosa c'ha di abilità Herator? Non lo so, però c'ha una buona fedeltà nei nostri confronti. Può ancora emanare un editto. Cosa facciamo in questa provincia? Siamo almeno uno di ordine pubblico, quindi vediamo di... velocità di ricerca più 2, ordine pubblico più 4, quindi ok. Ok, 2987 in saccoccia, cioè guadagneremo 2700, i nostri guadagni ovviamente hanno fatto verso il basso per colpa di tutti i nostri nuovi eserciti. E quindi nei prossimi turni dovremo anche decidere se levare i turni agli uomini di troppo. Oppure aumentare ancora i nostri introiti. Io sarei più predisposto per la seconda perché gli uomini di troppo si levano con le guerre. Quindi possiamo fare così. Facciamo fine turno. Vi ricordo che ci sono i separatisti romani laggiù a Oriente che hanno deciso di dichiararci guerra. Così. Però, vabbè. Ostrogoti, Visigoti, Impero Sassanide e attenzione, attenzione, indovinate un po'. Unni. Guardiamo se una coroncina spunta la nebbia di guerra. Oppure se questi stronzi ci fanno inseguire il loro re fino a Uri... che... Eccolo lì, il signorino, attenzione, entrano in guerra. Attila. Attila caro. Noi abbiamo 5287 uomini di rinforzo, abbiamo i nostri famosi cani da guerra. E tu hai un esercito a piena potenza e un altro esercito abbastanza danneggiato.
Però le tue cavallerie, allora intanto le cavallerie queste sono molto danneggiate, le cavallerie, gli arcieri non sono molto danneggiati. Noi per quanto riguarda gli schermagliatori abbiamo, allora guardiamo i nostri lancieri, questi perfetto, con questo esercito compensiamo e con questo esercito abbiamo loro appieno perfetto. Arcieri, arcieri cosa abbiamo? Ah, scusate, abbiamo un altro esercito. Scusate, allora, Horvard. Gurbrand, Ketil, Heidrek, Gurbrand, Ketil. Ok, no, tre eserciti di rinforzo, penso che sia il limite massimo. Ce la facciamo sul campo di battaglia questi ragazzi, però io direi un bel salvataggio rapido, non ce lo leva niuno. E vedremo appunto di combattere questa cosa nelle colline, nei dintorni di Virunum. Dicevamo che questa battaglia la faremo in modalità automatica. Sì. No, ragazzi, vi spiego. Ho provato a fare questa battaglia in modalità normale, ma con il discorso del massimo delle 40 unità, ci ritroviamo in delle situazioni assurde. Siamo in discesa nei confronti del nemico. Con la maggior parte delle nostre forze non abbiamo i cani, non abbiamo la cavalleria, abbiamo solo quelle 4 unità di cavalleria che vedete qua giù in fondo. E il nemico si ritrova invece a incastrarci il terzo esercito di rinforzo che invece poteva davvero fare male con le catapulte e ce lo stermina in pochissimo tempo. Quindi no. Mi dispiace, lo voglio far vedere le battaglie, però no. Quindi ho una risoluzione automatica in modalità aggressione. Abbiamo 6500 uomini e Attila piglia gli schiaffi. Sì, liscio. E un pochino. Ah, un esercito cade e Attila. Vittoria decisiva, eccoci qui. Adesso abbiamo perso 1900 uomini, loro 2952. Rimasti 6, Attila con 6 uomini, lo uccidiamo. No, 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 dove vai? Arriviamo. Arriviamo nella nebbia di guerra. Oh, attenzione, altri eserciti. Gotiscansa probabilmente subirà un attacco. Questo esercito qui, ragazzi, questi qui li dobbiamo lasciar fare. C'è un altro esercito là sopra. Li dobbiamo lasciar fare, dobbiamo concentrarci su Attila. Dunque, abbiamo esploratori da queste parti, ne abbiamo due, ma non penso che riusciranno a individuare Attila. Quindi manderemo il nostro esercito, magari uno di quelli messi meglio, in avanscoperta, a vedere se come. Oh, bravi ragazzi! Marcomanni finalmente sono intervenuti in questa battaglia. Hanno levato intorno un esercito degli Unni. Lì sotto io quegli Unni li potrei anche lasciare lì, ma non mi fido perché comunque sono una fazione forte. Ecco, separatisti attaccano Elusa con due eserciti. E si facciamo una risoluzione automatica dell'assalto in modalità aggressiva. E perdiamo tutto praticamente. Adesso. Separatisti romani che conquistano questo insediamento senza colpo ferire. Ok. Quindi cosa fanno? Lo saccheggiano. Richiami del dovere, genera disponibili. Fino al saggio. Cosa ci dà? Saggio. Velocità di ricerca per 5 di tutta la fazione. Non è male. E hai 0-1. Lealtà più 1. 0 più 1. Ci piaci, ci piaci. Anche secondo Tiero Fandral, però non hai grandi abilità, quindi vieni tu, saggio. Le stalattiti di sangue sono morte. Morto il nostro comandante. Il nemico deceduto in battaglia è Aibarz. E solo un uomo. Eccolo qui, ragazzi. Allora, avevo sentito questa cosa. Mentre meditava la fuga, una calamità ancora più grande della morte stessa, decise di cercare la conoscenza del futuro per mano degli indovini. Così, come era tradizione, si esaminarono l'interiore di un bovino e certi segni nelle ossa precedentemente graffiate e predissero dei disastri per gli Unni. Avendo perso in battaglia, le truppe di Attila erano demoralizzate e avevano iniziato a dubitare delle sue capacità. Che la sua prossima sconfitta possa essere l'ultima? Insediamento razziato, quindi hanno razziato il nostro insediamento e c'è la fame meno 51. Ok, speriamo ragazzi che questa cosa si risolva. Comunque qui hanno razziato il nostro insediamento di Elusa, che appunto dobbiamo investirci un bel po' di soldi per ripararlo. Qui dovremo, io direi dunque, questi uomini sono messi molto bene, questi uomini qui sono delle belle merde. Io direi di attaccare proprio questi, vediamo se non c'è qualcosa di rinforzo, perché potrebbe anche essere così. Perché ho fatto questa cosa? Non volevo fare questa cosa. Fermi tutti, carica. Niente, ragazzi, ce la facciamo questa. Ce la facciamo in tutti i modi. Ok, dai, ce l'affrontiamo questo tizio. Probabilmente Attila non lo affronteremo in questo turno. No, però dobbiamo inseguire, lo dobbiamo fare un culo come un paiolo. È lì da solo in mezzo alla nebbia di guerra. Poi ci sta che sia una cosa scriptata e magari sparisce e ricompare dopo con
20 eserciti, perché è l'ultima battaglia e lì effettivamente deve essere difficile. Però siamo vicini appunto a sconfiggere il personaggio che dà il nome a questo gioco. Quindi, cazzo, siamo fighi. No, vabbè, effettivamente siamo forti perché siamo primi o secondi più o meno con l'Impero Romano d'Occidente. In questo momento abbiamo probabilmente sprecato tante delle nostre forze proprio per abbattere gli Unni e abbiamo dato la possibilità all'Impero Romano d'Occidente di riprendersi il primo posto in classifica. Però Romano d'Occidente addirittura era terzo prima. Quindi siamo, insomma, asciutto, nessun fattore negativo. Iniziamo questo schieramento di forze. Andiamo a prendere i nostri vomini. I nostri vomini, eccoli qui. E vediamo di. Dunque. Questi qui, gruppo 1. Questi qui, gruppo 2, arriveranno rinforzi da dietro. Voi sarete gruppo 3, sempre corpo a corpo. Gruppo 4, gruppo 5 e gruppo 6. Ok, no, gruppo 6. Ok. Non abbiamo bisogno di grandi strategie in questo caso. Non sono così forti i nostri avversari. Sono tante unità di lancieri. E della cavalleria leggera, 4 unità di cavalleria, noi ne abbiamo altrettante, più i cavalli e più i cani, quindi alla grande possiamo bloccare la loro cavalleria con i cani e caricarla con i cavalli, quindi potrebbe essere un'ottima tattica. Per favore, in linea singola, anche voi, vediamo di metterci qui. Stiamo facendo degli schieramenti un po' differenti, ragazzi, voglio un pochino sperimentare, se no faccio sempre lo stesso schieramento per tutte le battaglie, non penso che sia la scelta migliore, mentre con questi uomini qui vediamo di metterci qua. Gruppo 5, vediamo di metterci in colonna. Poi daremo gli ordini in pausa questa volta. No, ma non così larghi, ma così. Ok. In gruppo 6, anche voi in colonna, accanto, anzi sull'altro lato. Ok. E iniziamo la battaglia. Quindi gruppo 1, ragazzi, immediatamente avanti, fino a qui. Anzi, veniamo proprio fino al limite delle unità avversarie. Gruppo 2, i rinforzi nemici sono arrivati. Guardate come si rischiano velocemente questi uomini. Penso che arrivino da dietro i rinforzi nemici perché non li vediamo. Oh, wow. Fermi tutti. Ci sono delle unità di cavalleria leggera in corpo a corpo. Allora, gruppo 5, ragazzi. Venite a colpire questi. Gruppo 6, venite a colpire questi. Anzi, gruppo 6, venite a colpire questi. Facciamo uno qui, uno qui e poi vediamo. Con il gruppo 5 invece andiamo a colpire questi. Queste unità qui che potrebbero essere utili, cosa hanno? Hanno un'unità anche di cavalleria, 15 uomini, 15 uomini, cioè 15, sì, 15 uomini. E possono venire a disturbare già queste azioni. Vedremo se riusciamo a farli sopravvivere o a distrarre le unità del nemico. Con questi uomini qui invece saranno il gruppo 7. Adesso poi vediamo le altre unità, quindi vediamo il gruppo 1 magari di interrompere il suo movimento, il gruppo 2 di interrompere il suo movimento, il gruppo generale adesso lo spostiamo qui, il gruppo 4 vediamo, intanto lo spostiamo qui e poi vediamo, ok, rimettiamo il tempo a velocità normale, guardiamo se i nostri cani partono, il nostro gruppo 6 parte, gli diamo velocità doppia qui, vediamo se riusciamo a intercettare queste unità, ok, ci caricano. Perfetto. Non so quante altre unità ci siano, ragazzi, ma vediamo se riusciamo anche a interrompere queste unità qui. Eccoli qui, guardate i cani in carica sull'unità di cavalleria e parte il fuoco. Attenzione che non è quello che vogliamo. Con queste unità di lancieri vediamo di colpire subito queste unità qua. Mentre nel frattempo stanno arrivando le nostre unità di cavalleria a sterminare tutto. Quindi vediamo di dividere in ruoli il comportamento di queste unità. Voi cosa state facendo? Per favore, venite a colpire loro. Cavalleria? Grazie. Qua. Ok, quindi abbiamo separato questi ruoli. Qui stanno avanzando con della cavalleria, ragazzi. Quindi vedremo di possibilmente allargare il nostro schieramento. Gruppo 4. Gettata ridicola. Di schierarlo immediatamente dietro.
Qui stiamo vincendo la grande con questa. Oh, quello è il generale, ragazzi. Quindi vediamo di lasciarlo in pace per adesso. Ok. Voi colpite. Ok, guardate i cani da guerra, ragazzi. Che razzie che fanno di nemici. Ok, voi ce la fate a venire qui. Grazie mille. Ok, si rischierano, quindi vediamo di avanzare con i nostri uomini. Gruppo 1. Gruppo 4. Gruppo 3, immediatamente dietro. Gruppo 5, come procede qua giù in fondo? Avete finito, vero? Ancora no. Dai, o sterminate, che vi ci vuole? I cani, per favore, i cani fantastici, li schieriamo. Ok, buono, vediamo se intanto qui ci stanno caricando, si stanno avvicinando almeno. Tipo assolutamente no. Lancieri comitatensi. Lancieri comitatensi, unità ovviamente di Roma. Ok, dunque, scusate, ho dovuto mettere in pausa per problemi. Quali sarebbero tutte le munizioni? Cavalleria? Non importa, sono cavalleria. Ok, vediamo di portare questi uomini velocemente in avanti. Questi non hanno intenzione di avanzare. Noi, io direi, potrebbe essere il caso di dividere il gruppo di cavalleria in due gruppi. Quindi voi sarete il gruppo 7. No, gruppo 8, ovviamente, perché c'è già un gruppo 7. Voi siete messi bene, quindi mettiamo un'unità danneggiata e un'unità non danneggiata nel gruppo 8 e il gruppo 5. Ok, gruppo 5 qui, gruppo 8 qui, possibilmente formazione in linea singola, anche il gruppo 5 in linea singola, non più in colonna. Ok, il gruppo 6 invece è già schierato, buono. Il gruppo 7 sono questi che stanno arrivando. Il gruppo 8 anche questo, vabbè, voi unitevi al gruppo, qual è proprio danneggiato, il gruppo 5, unitevi al gruppo 5 e schieratevi tutti qua. No, 5, tutto il gruppo 5. Ok, gruppo 1, ragazzi, è il momento di avanzare fino al nemico. Vedete, si stanno rischierando. Gruppo 6, direi di farlo avanzare anche il gruppo 6. Gruppo 2, vediamo se riusciamo a avanzare anche loro. Potremmo metterli anche in prima fila invece che in seconda. Gruppo 4 lo mettiamo immediatamente dietro. Il gruppo 3 ancora una volta dietro. Il nostro gruppo 5 venga a colpire questa cavalleria qua. Con questa unità andiamo a colpire direttamente questo. Mentre il nostro gruppo 8 veniamo a colpire il generale. Ok, cosa manca? Manca il gruppo 7, naturalmente, che non ha ancora capito cosa vuole fare nella vita. E il gruppo 6, cosa sta facendo? Sta avanzando il gruppo 6, bravi ragazzi. Non succede molto. Questi sono in formazione difensiva. Fermi tutti, ragazzi, fermi tutti, per favore. Fermi, gruppo 2, schieratevi qui. Formazione difensiva. No, dopo formazione difensiva. Gruppo 1, schieratevi dietro al gruppo 2, rischieriamoli bene adesso. Gruppo 3, 4, scusate, qui. Tanto qui la nostra cavalleria sta arrivando. Qui vediamo di muovere questi qui prima, per evitare che entrino corpo a corpo con le lance. Il gruppo generale invece cosa farà? Io direi di allargarlo su questo fianco per cercare di entrare qui e colpire. Ok, la nostra cavalleria qui sta venendo, io direi qui. Oh, e poi qui. Anzi, questi andranno a colpire questi. Ok, quindi ragazzi, ci stiamo. Oh, eccoli qui, si muovono. Attenzione che siamo in modalità lenta, questa cavalleria addosso. Ok, con quest'altra cavalleria invece andiamo a passare oltre. Per favore, ce la facciamo? No, non vogliamo subire la carica. Attenzione, gruppo 2. Muro, gruppo 1. Muro. Ok, ci siamo.
Ci siamo entrati in difesa, quindi adesso ci difenderemo dagli attacchi del nemico. Qui stiamo subendo un attacco da parte del nemico, il loro generale si sta allontanando. Qui vediamo di schierare i nostri lancieri in posizione laterale piuttosto che in posizione frontale. E qui vediamo di portare il nostro generale da questa parte, cercando magari di colpire anche i loro uomini. Nel frattempo questi schermagliatori a cavallo se la stanno passando non troppo bene. Questa unità di cavalleria, di cani, per favore venite a colpire qua dietro. Noi se ce la facciamo a... Ma i cani dove... Dove sono? Oh, i cani? Sono tutti qua i cani? E penso di sì a questo punto. Gruppo 7. Gruppo 7, caro amico. Gruppo 7, vieni da queste parti per favore. Ok, qui come sta andando? Alla grande, grandissima. Veniamo a colpire il generale, dai. Dai, su, dai. Ma no, ma sì, ma su, dai. Veniamo di colpire il generale qua. Questi sono pericolo basso, no, rinforzare i nostri uomini con un bel bercio di guerra. Anzi, voi sì, continuate a inseguire loro. No, voi due. No, te. Vieni. Maledizione le selezioni. Perché parlo veneto. Scusate, amici veneti, So che non so parlare veneto. Ma... Buon Mosconi mi ha insegnato che quando c'è da sfogarsi il Veneto è fondamentale. Eia, stai buono qui. Perché fuggi? Non fuggire. Non fuggire, non c'è niente male. Ok, tempo normale, ragazzi, se no ci vuole i secoli. I cani, questi subiscono una carica. Attenzione, questa cavalleria si è ripresa. Il loro generale come se la passa? Il nostro generale invece qui come... Bravo, bravissimo amico, vediamo di... Questa non ci serve un cazzo, la facciamo. Ti riprendi per favore? Dai, vieni a buttare giù questi insieme ai tuoi amici. Qui stiamo alla grande macinando uomini. Picche germaniche, per favore avanzare. Cani, cioè cani, uomini che prima portavano i cani. Qui stiamo andando alla grande, questi schermagliatori qui, vediamo se riusciamo a colpire le picche. Oh, sono arrivati, ci sono gli amici. Potrebbero essere la chiave della vittoria di questa partita. Vediamo di colpire il loro schermagliatore sul retro, anzi con queste unità qui possiamo anche venire a schiacciare questi uomini qua. Ok, con questi uomini qui invece veniamo qua dietro a schiacciare questi. No, con questi era... Bravi, perfetto, è arrivata la carica nel momento adeguato. Il loro generale è in fuga. E qui stiamo schiacciando gli uomini del nemico in una morsa. Il nostro generale, ancora 22 secondi. Ok, vediamo di schiacciare quindi questi uomini. Il loro generale è morto, ancora non ce l'ha detto. Ok. Vediamo di colpire. Ok, abbiamo vinto questa battaglia. Quindi ragazzi, terminerò lo sterminio di questi uomini. No, non siamo a un passo alla vittoria. Abbiamo vinto, è differente. Vediamo di sterminare appunto questi uomini. Ragazzi, lasceremo qualcuno fuggire. Ma il grosso è qui nel mezzo. Quindi ci conviene andare a colpire da queste parti. Leviamo tutte le modalità in difesa. Tanto non ci servono a sterminare. Ok, ci vediamo fra poco ragazzuoli. Ed eccoci qua, allora. Abbiamo perso 600 uomini su 1800 schierati, loro hanno persi praticamente tutti. Quindi andiamo a arruolare i guerrieri lì. Ma sì, reintegriamo un po' dei nostri uomini, nemico ucciso in battaglia, separatisti romani. E questo esercito probabilmente se la fugge. Ok, nemico ucciso in battaglia. Questo esercito se la fugge, vediamo di sterminarlo. Non si riprende. E appunto, risoluzione automatica, modello aggressivo. 30 uomini e 3 spadate nel ginocchio. E ha fatto come a Tenchu, non so se avete mai giocato a Tenchu, ragazzi. Però tiravi i... giochino di ninja. Tiravi i... come si chiamano? I Tripoli è una scelta. Quei cosi con le spine per terra. Che i tri non ricordo come si chiamano. Comunque insomma
degli oggetti per danneggiare il sotto dei piedi, la pianta dei piedi dei propri avversari per terra, e i tripoli, vabbè, lasciamo perdere, e loro gli iniziavano a sanguinare dal collo. Perché? Non lo so, però lo facevano. Quindi diamo un nuovo grado a questi uomini, direi, comandante della cavalleria, ci va bene, e attenzione ragazzi, pronti a vedere i nostri razziatori nordici che diventano dei signori dei cavalli nordici. Mettite il nome come rimbomba nell'aereo bruno. Dunque, vediamo di migliorare intanto la situazione in questo esercito. Tendo anche il comandante della cavalleria, anche se ci sono un totale di 23 cavalli. Che bello, che bello, che bello, quanto sono contento. Dunque, uno dei nostri eserciti messi meglio. È un bel discorso. Abbiamo un sacco di eserciti messi a puttane da queste parti. Andiamo a scendere. Voi potete muovervi un bel po'. Dov'è Attila? Ok, quell'esercito lo lasciamo lì. Questo si deve assolutamente riprendere. Questo può dare supporto a quello. Con questi io direi di tornare indietro verso i nostri territori. Quindi andiamo verso nord direttamente, per arrivare a Tullifurdum con questo e con questo. Mentre con l'altro nostro esercito andiamo a occidente per ridare supporto a questa guerra che a quanto pare è partita. Ok ragazzi, le cose stanno andando abbastanza bene. Abbiamo portato Attila, diciamo, al suo ultimo passo prima della morte. Che la prossima sconfitta possa essere quella definitiva? Sì, lo può essere. E vediamo di colpire magari anche gli agenti di questo stronzolo da queste parti. Ah, qui abbiamo un esercito. Questo non l'avevo considerato nei miei piani. E un esercito può dare anche abbastanza novia. Quindi, questo è un bel discorso. Vediamo di ostacolarlo almeno. Vediamo se riusciamo a ostacolarlo. Ostacolo l'esercito con depisto l'esercito, così almeno si dovrebbe muovere di meno. Con quest'uomo invece andiamo verso sud a supportare l'esplorazione delle terre sconosciute. Attività degli agenti, fallimento, bravo, bravissimo. Ok, quindi tu vieni da questa parte a supportare gli altri eserciti. Quante volte te lo devo dire? Non lo so. Ok, con questo invece veniamo a supportare la guerra nel sud. La conquista di Narbo poteva essere utile in questo caso, magari potremmo vedere di farla, ora ci ragioniamo un po'. E ragazzi, per questo episodio è tutto, come sempre se il video vi è piaciuto mettete mi piace, lasciatemi un commento ed iscrivetevi a Brick to Play. Un saluto a tutti da Nicolas, ci vediamo nel prossimo video.